Mi stai parlando appunto della partita 2-0, una vittoria meritata, una vittoria netta sulla team Altamura che non ha quasi mai impensierito Pirlo tranne un paio di occasioni, giochi riaperti per la promozione in Serie C, era la partita che si aspettava, come l'aveva preparata? Sì, sì, ho deciso di giocarmela con l'under in porta e con tutti gli over a disposizione, anche per avere i cambi, tutti over, per poter far entrare poi Ridwan, che ho preferito farlo entrare perché comunque Tedesco si era fatto trovare pronto domenica scorsa, Nardò, in più fa un gioco anche sporco che stanca le difese avversarie, e quello sapevamo che Matera e Bertolo potevano alla lunga perdere qualche colpo. E così è stato, direi che è stata una gara perfetta, onestamente non, il risultato non è mai stato in dubbio, tranne quando lo Iodice tocca palla, dove tutto può succedere, perché per me rimane il giocatore che incide più di tutti in Serie D. Questa partita si poteva decidere su episodio, abbiamo avuto l'episodio negativo del calcio d'angolo, però uno è sicuro, netto, perché l'avete visto tutti, con la maglia tirata, l'aveva tagliato fuori ormai, il difensore ormai era messo male, era stato preso sui tempi, e poi ce n'è un altro a rischio, ma quello là lo devi dare perché è una partita determinante, una partita importante, poi la posso perdere pure 2-1 la partita, però quello è un rigore che ci sta.